Ciao ragazze e ciao ragazzi, chiedo scusa per questo cespuglione di capelli che mi ritrovo oggi, ma ho fatto lo shampoo da poco. Oggi c'è un'umidità assurda, fino a pochi minuti fa pioveva anche. Quando è sceso Amélie ci siamo bagnate da testa a piedi. Comunque, oggi video recensione, ho da recensirvi dei prodotti di idratazione più un campioncino di make-up. Vado un po' random. Prima cosa che voglio recensire è questo balsamo labbra. Questo balsamo labbra mi fu inviato, omaggiato dal sito lentiamo.it. Ve lo lascio giù nell'info box. È il sito dove acquistiamo le lentine per mia sorella. Hanno dei prezzi modici e su ogni euro speso si trasforma tipo in un bonus accumulabile dove puoi comprare cose. Io ho acquistato, sono fatta regalare contenitore da viaggio, goccine, lacrime artificiali, mascherine che vi devo far vedere nel prossimo video di acquisti e autoregali e regali. Diverse cosucce, sempre ottime, nessuna mai mi ha deluso. Ho voluto provare il burro di cacao e il lip balm perché aveva un piccolo SPF, fatto mal che vada lo cestino, tanto non l'ho comprato. Da quando lo sto utilizzando mi piace tantissimo, non ho strane reazioni tranne negli ultimi 15 giorni due herpes, ma non credo che sia dovuto a questo quanto a dei cambi miei personali, perché questo lo sto utilizzando da più di 6 mesi. E nelle scorse 5 mensilità e mezzo non mi ha dato problemi, quindi so che non è lui. L'unica pecca è che è tutto bianco, l'unica cosa che è scritta è qua sotto ed è scritto per boh, ci vuole lente di ingrandimento. Proverò a leggere, ma la vedo difficile. Lip balm. Sì, buonanotte. Vabbè, ci sono gli ingredienti. Volevo leggervi almeno dove è stato fatto. Credo in Cina. Dovrebbe avere un SPF 15 per quello che mi riesco a ricordare, ma ora qua non lo trovo. Ok. È un semplice lip balm trasparente. Mi piace molto, mi lascia le labbra idratate. Lo uso ovviamente quando so di dover uscire, c'è un po' di sole, quindi vado a proteggerle, a idratarle, a proteggere dal sole. Anche se devo semplicemente scendere con la Amélie, tranquillamente metto il burro di cacao. Poi lascia un piccolo, ora c'è il rossetto, non lo posso mettere, non so se si nota, lascia un piccolo alone glossato anche sui rossetti o sulle matite, molto carino. Non le scioglie eccessivamente e lascia quell'effetto come se fosse tipo una matita che di norma è molto secca, la trasforma leggermente in un rossetto cremoso. Mi piace anche come questo utilizzo. Secondo prodotto di cui voglio parlare è il campioncino di make-up di cui vi stavo parlando. Questo è il nuovo fondotinta della Bottega Verde, si chiama Fondotinta My Color, effetto seconda pelle con estratti di fiori d'arancio e vitamina E. Io avevo la colorazione Nature. È uno di quei fondotinta effetto seconda pelle, quindi che non lascia uno spessore eccessivo sul viso, si fonde e si amalgama abbastanza velocemente, è facile da sfumare, corregge le leggere imperfezioni, ad esempio piccole macchiettine di colorito, uniforma l'incarnato, non copre i brufoletti. Ovviamente, perché un effetto seconda pelle non è un full coverage, però mettendo già un prodotto del genere è raro che poi ho bisogno di andare a correggere delle macchioline tipo questa che ho ora in fronte o altre magagne che mi ritrovo sul volto. L'ho usato tipo per questa piccola confezione almeno per forse tre applicazioni. E la durata in tutti e tre i casi è stata ottima, nel senso che l'ho tenuta sul viso anche 4-5 ore. Non so se sono riuscita ad arrivare a 6, forse no, però 4-5 ore tranquillamente me le ha fatte, quindi una serata, ma secondo me anche di più mi è capitato. Ora non vorrei sbagliarmi, però probabilmente una delle volte che l'ho provato l'ho tenuto su
anche più di 6-7 ore ed è andata tutto liscio. Però ora non ho segnato questa cosa, quindi la memoria vacilla. Però non ti lascia quel senso di pesantone. Veramente mi è piaciuto tanto. Peccato che ho ordinato il fondotinta della Flormar a mia zia, che mi dovrebbe arrivare, l'ho ordinato un mese fa, ancora deve arrivare. Se no mi andavo a prendere questo perché so che è in offerta ora da Bottega Verde. Comunque, passiamo avanti. Prodotto, come abbiamo detto, altro prodotto di idratazione è questa crema spray della Green and Beauty. Si chiama Yes Please ed è una crema spray, come vi stavo dicendo, al gusto di Delicious Milk Organic. Profumato con olio essenziale di menta piperita. Allora, è una confezione da 100 ml, è una crema spray, quindi ha il suo erogatore. Ora, ecco qua. Questo è lo spruzzo che fa sul corpo. Ha un bel profumo forte nelle narici, però non rimane tantissimo. Anzi, dopo poco non lo si sente più. Io ho sbagliato a utilizzare questa crema spray durante i mesi invernali, ora me ne sarà rimasto poco così. Non so se metterla da parte e continuare a utilizzare poi in estate, vabbè, poi vediamo. Non vorrei che si rovinasse comunque il bio. Non dovrebbero esserci schifezze dentro, quindi pure che vada male. Comunque certificata. Eco Bio Cosmesi, IAB. Lascia sulla pelle questo profumo fresco, perciò dicevo avrei dovuto utilizzarlo in estate. Si assorbe rapidamente, lascia la pelle idratata. Il fatto che c'ha lo spruzzino è facile da smistare, da utilizzare. Poi si massaggia rapidamente. Mi è piaciuto molto. Ce ne sarà forse per un altro 15 giorni di applicazione. Ok, passo avanti perché oltre non ho da dirvi. Un altro prodotto bio, questo è della Allegro Natura, preparati biocosmetici e un burro leggero balsamico, respiro libero, pelle idratata con vitamina E. È un bioprodotto organico, burro biologico da spalmare sul petto per favorire una buona respirazione e nel rispetto della pelle, con olio essenziale di eucalipto bio, burro di karité, di cacao, di mandorle dolci. È una confezione da 50 ml, stesse certificazioni, più non testato sugli animali ed è anche vegan, vegan. Ci sono solamente quattro cose in croce, proprio solo i burri e gli oli che vi ho descritto. La confezione è così, molto carina. Dentro si trova questa pappetta compatta ma morbida. Mamma, c'ha un profumo. Io adoro l'eucalipto. Starei a sniffarmi questo prodotto tutta la giornata. Mi piace tantissimo. Mi apre le narici, mi apre la mente, mi apre i polmoni, mi apre tutto. Comunque, io lo sto utilizzando. Guarda, si trasforma subito in un olio. Guardate, subito si riscalda e si spalma e nutre la pelle, secondo me all'ennesima potenza, mi piace tantissimo. Non lo sto utilizzando per lo stesso discorso che ho fatto con questo, per paura che si rovini, eccetera, comunque un prodotto bio, lo sto utilizzando sempre, ogni qualvolta mi faccio la doccia e mi devo incremare il corpo, quando arrivo a questa zona metto lui. Uno, perché ovviamente mi aiuta a respirare bene anche se non ho il naso chiuso. Due, è pieno di burri e oli e quindi vanno a idratare perfettamente questa zona che insieme al collo e insieme al viso è la zona dove prima di tutto nascono i primi segnetti del decadimento fisico, quindi le prime rughe. In più io ho la brutta abitudine di dormire tutta arrotolata su un lato e ho tutti i brutti segni qua, che in inverno portando maglietta a collo alto
c'è problema, ma purtroppo in estate si vedono e non mi piacciono. Quindi da quando sto utilizzando questo prodotto vedo comunque la pelle più idratata, più luminosa, più elastica, mi piace molto. Devo vedere mia cognata dove ha preso questi prodotti, vedere se c'è qualche altra cosa che posso prendere perché mi piacciono tanto. Allora, ultimo prodotto per oggi è la mia crema viso, è dei fiori di magnolia, l'ho preso all'Eurospin, è sempre la linea Eco Bio Cosmesi, è la crema viso bio, idratazione intensiva con estratti di magnolia, salice e rosa damascena, certificato ICE, 50 ml e più. La confezione è in questa scatolina, ha un buonissimo profumo. Delicato, non aggressivo, è una cremina tranquilla, tranquilla, bianca come il 99% delle creme viso, leggera, non unge, non fa l'effetto pesante sul viso, non ti lascia il senso di unto che non se ne va mai via, però idrata molto, sì, ovviamente quando ho iniziato a utilizzarlo era quando ho iniziato a utilizzarla, ce la posso fare, era inverno pieno, quindi era fine dicembre, fine gennaio, inizio febbraio, quindi il clou del freddo. E ovviamente quando lavoravo mi è capitato anche di uscire o presto presto la mattina o tardi tardi la sera per i miei turni strani che avevo. E non ho mai trovato zone del viso disidratate, con problemi che mi tiravano, eccetera. Sentivo veramente la mia pelle bella compatta. Ho le mani ormai che profumano di 10.000 cose, del burro per le labbra. Diventa piperita di quest'altro burro, di questa è la fine. Però ce l'ho belle idratate, cosa positiva. Quindi mi piace molto. Come base trucco, quindi come crema prima di applicare ad esempio un fondotinta, tranquillo, non fa pastoni perché si assorbe rapidamente, se mi sento idratata, quindi poi sopra il fondotinta viene steso in modo più omogeneo rispetto a una pelle disidratata o troppo impastata. Quindi mi piace molto. Mi sa che la terza o quarta cosuccia che provo della linea di Eurospin mi sono piaciute sempre tutte. Ho provato anche il detergente viso, top. Forse è il burro di cacao? Sì. E nulla più. No, nulla più. Però veramente ottimo. Ah, la crema mani, pure ottimissima. Prossimo di crema mani, sta finendo quella che tengo e devo andare a comprare. Ora scendo e me la vado a comprare. Ok. Per oggi il video recensione finisce qui, spero che le recensioni di questi prodotti ti siano stati utili. Se ti sono stati utili, mi raccomando, supportami con un bel pollice in su. Se ti va, iscriviti al mio canale così non perderai i prossimi video e rimarrai sempre aggiornato. Nel frattempo io ti mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!